Ultima puntata dell'anno di Linea Verde Sport. Buonasera dagli studi di Irpinia TV e Sport Channel, da dove stasera finalmente commentiamo una bella vittoria dell'Avellino, un 2-0 contro il Brescia che mette un po' da parte le critiche, ci rilancia in classifica e soprattutto ci fa guardare con maggiore serenità questa pausa invernale e finestra sul mercato di gennaio. Parleremo di questo, di tanto altro con i nostri ospiti che vi passo subito a presentare partendo dal nostro ex e amato Vincenzo Riccio. Buonasera a tutti. Diciamo Buonasera, ben ritrovato anche all'agente FIFA Pasquale Gallo. Pasquale Pasquale Gallo. Grazie, Gallo. buonasera. E buonasera anche al nostro opinionista Felice D'Aliasi. Buonasera a tutti. Buonasera, buon anno in anticipo a Titti Festa. Buonasera, buon anno a tutti, poi a voglia, c'è tanto tempo. Sono coraggiosa stasera Chi ha tempo non perda con tempo. questo freddo a stare a maniche corte. Enzo Riccio, perfino tu non ce l'avresti fatta. No, tanto c'è la maglietta della È la salute. C'è la famosa maglietta maglietta della della salute, salute, quindi sempre sì. tutto bene. Va bene, benvenuti a questa nuova puntata di Linea Verde Sport. Prima di andare insieme ai nostri ospiti a commentare la vittoria di ieri e tutti gli argomenti della nostra trasmissione, volevo salutare i nostri sponsor, RF Sport. Regaleremo questo gadget a uno Al sorteggio. dei calciatori della scuola calcio di Enzo Riccio a sorteggio, come abbiamo fatto con Roberto Carannante. Poi salutiamo Morelli's Bar, R-Drink, Emporio del Caffè e RF Sport, che appunto ha omaggiato i nostri ospiti di questo bel gadget. E allora cominciamo subito partendo dai titoli di questa nuova puntata, l'ultima del 2014 di Linea Verde Sport, l'analisi, botto finale. Analizzeremo un po' i numeri di questo girone di andata, paragonandoli anche a quelli dello scorso anno, D'Aliasi, ovviamente lo specialista. Il mercato, Enzo De Vito, vedremo quante bugie ci dirà, lo Già pizzichiamo in comincia. questo modo. Galabinov su tutto, il procuratore Riccardo Galeri stamattina ci ha detto che il contatto c'è. Lo sfogo, un diavolo per capello, Massimo Rastelli, che addirittura ieri ha detto anche qualche parolaccia, mentre Enzo Riccio dopo te la facciamo sentire. E poi la statistica, appunto il girone nei numeri, è, come detto, D'Aliasi, lo specialista. Allora, caro Enzo Riccio, non potevamo chiudere il 2014 nel migliore dei modi, dopo i quattro schiaffi di Trapani, una vigilia e un Natale alquanto tempestoso e direi all'insegna della rabbia e della delusione. L'Avellino si è riscattata con una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Ma ho visto le immagini, penso che ho visto tutta la partita, non ho avuto modo per impegni miei Perché sei troppo personali. impegnato con la tua scuola No, ma calcio. e sono contento di questo. Certo, Però dopo tanto ne ci sarà tempo per parleremo. vedere l'Avellino sicuramente da qui alla fine dell'anno, però penso che l'Avellino stia come rullino di marcia viaggiando come doveva e come deve essere. Di sicuro non sta facendo sfracelli, ma 32 punti in classifica mi sembra. Sono un bel bottino arrivato a questo punto del campionato, quindi non penso che ci sia tanto da lamentarsi. Poi magari capita che perdi come a Trapani, magari non è bello perdere così, però capita anche quello durante l'arco di un campionato. Pasquale Gallo, il fatto che a segno siano andati, nemmeno a farlo apposta, Castaldo e Arini sta a testimoniare un po' la bontà di questo progetto portato avanti da Massimo Rastelli dalla Lega Pro. Sono due protagonisti del vecchio Avellino e del nuovo. Volevo capire la domanda. La domanda è che c'è un progetto che continua. Ah, Cioè che un ecco. gruppo nato in Lega Pro che va avanti e non a caso i due protagonisti della Lega Pro hanno Sono segnato proprio ieri in quelle, questa sì. partita. Ma in effetti niente succede per caso, sono due dei giocatori che fanno un po'. Io spero soltanto che, detto in maniera obiettiva, perché la squadra è una buona squadra, diretta da un ottimo allenatore. L'ambiente, insomma, come tutti gli ambienti, quando si perdono un paio di partite o si pareggiano un paio di partite in casa, si perdono fuori, si va in crisi e non è il caso, perché lo Certo. spiego sempre che in 9 mesi sono lunghi, si fa un bambino, cioè, è una gestazione, allora bisogna avere pazienza, non è che ogni ecografia uno va nel panico, se Giusto, vogliamo fare un radiografare. paragone. Il paragone è al quarto mese, bisogna stare tranquilli, il quinto mese. Allora, certamente con obiettività bisogna però poter dire che tanti punti vengono da Castaldo,
e sicuramente bisogna sempre sperare che questo, anche la Juve di Platini era Platini dipendente, quindi non credo di scoprire l'acqua calda. Quindi, nonostante il progetto e tutte le cose che Castelli e la società hanno portato avanti perfettamente, bisogna però sempre sperare che Castaldo sia lì. Bene. Lo dobbiamo congelare, soprattutto in questo periodo. Mettiamo in ghiaccio. Questo è obiettivamente il mio pensiero. Felice D'Aleasi, di numeri ne parleremo ampiamente dopo, perché c'è già qualche domanda dei tifosi che ti chiedono quota playoff e quota playout. 32 punti, te li aspettavi? Resta comunque a 2 punti dalla prima, l'Avellino dalla seconda, chiedo scusa, esattamente come lo scorso anno, anche se avevamo 37. 32 punti è un bottino importante, sono punti, diceva Vincenzo prima, non sono pochi, no? Io dico sono tantissimi, non va riferito ai 37 dello scorso anno perché è una meteora, 37 punti nell'Avellino può capitare in 100 anni di storia, un campionato di Serie B uno massimo 2 volte. 32 punti, io preferisco i 32 punti di quest'anno, che sono molto più difficili dei 37 dello scorso anno, per il semplice motivo che lo scorso anno, fino al girone d'andata, ci sono stati in questo campionato ci sono stati più pareggi rispetto all'anno scorso, quindi più pareggi, meno distribuzione dei punti nelle altre squadre. Ma non solo, non c'è né la Juve Stabia né la Regina dello scorso anno, che insieme avevano fatto 22 punti, oggi le ultime due hanno 40 punti, quindi 18 di differenza, che ancora vanno nella distribuzione dei punti tolti alle altre squadre. Quindi è chiaro che 32 punti in un campionato come questo è equilibrato, è importante. Abbiamo un rammarico? Sì, ce l'abbiamo. Perché se andiamo ad analizzare il girone d'andata dello scorso anno e il girone d'andata di quest'anno, vediamo che mentre l'anno scorso, con le ultime 8 in classifica, l'Avellino ha fatto bottino pieno, quasi 24 punti. Abbiamo pareggiato soltanto a Reggio Calabria e poi abbiamo fatto 7 vittorie. Quest'anno con le ultime 8 in classifica abbiamo fatto meno della metà dei punti, appena 11 su 24. Questo è il rimpianto, diceva il dottor Gallo, dovuto a Castaldo, dovuto alle parate del portiere, un po' di fortuna l'abbiamo avuto, però adesso non vanifichiamo questi 32 punti, non buttiamoli via come lo scorso anno, perché 32 punti è un bottino molto importante. Questa squadra ci ha insegnato che c'è bisogno di innesti, perché quando in una squadra, in un girone d'andata, non c'è uno, ma dico uno, che fa un gol su un calcio di punizione, quando tutte le squadre hanno fatto minimo 3 gol su calcio di punizione, quando non c'è un giocatore che fa un gol da fuori area con un tiro dai 25 metri, è chiaro che si vede dove si deve intervenire. Oggi con la barriera a 9,15 m, con il regolamento che mette lo spray a 9,15 m, bisogna tenere tassativamente minimo 2 giocatori che sanno battere il calcio di punizione. Se anche se sanno fare solo quello, bisogna devono prenderli. Fare quello. D'Aleasi ci ha già sventagliato tutti i nostri argomenti. Marco, c'è una telefonata. Prendiamola subito. Pronto? Pronto, buonasera, sono Franco Giudessagno. Come Hola. Sempre primo, cioè io non so come fai, batti sempre tutti sul tempo. Buonasera. No, vabbè, assolutamente, cerco di fare la pole, come si dice. Gioca d'anticipo, certo. Gioca d'anticipo. Niente, io faccio i complimenti ovviamente alla Titti per la sua eleganza, come al solito. Ovviamente. Grazie, sto morendo di freddo, però sono elegante. Il tuo collega non sfigura ovviamente. Niente, io saluto gli ospiti innanzitutto. Cosa dire, io come dico sempre, non mi sono preoccupato per i 4 gol che abbiamo preso, quindi non ho fatto nessun dramma, e ovviamente bisogna sempre tenere quel profilo così basso che dico sempre, che sicuramente ci porterà lontano. Ovviamente le critiche possono pure stare, ma sempre quando sono solo costruttive. Questa è una società che sta dando molto, quindi non ci dobbiamo lamentare assolutamente. Certe partite si possono pure steccare, ma può capitare. Abbiamo una serie di infortunati che sicuramente recupereranno, e me lo auguro, e poi sono fiducioso ovviamente nel modo più assoluto. Intanto faccio gli auguri a tutto lo staff, a voi di Irpinia TV, e soprattutto a tutti i tifosi irpini che mi stanno ascoltando. Buonasera. Grazie. Buonasera, e okay. Noi ci facciamo anche un auguro come Sport Channel, dai. Certo, ce lo facciamo. Fondamentale. Sì. Allora Enzo Riccio, per la tua gioia, no, non ci andiamo a vedere né la mantragata né qualche altra cosa che dopo proporremo. La mantragata l'abbiamo già fatto vedere ai tuoi ragazzi, che conosceremo tra poco. Ci andiamo a vedere, Gallo, il bel gol di ieri di Gigi Castaldo e di Mariana Ricci.
Con due botti di fine anno esplosi da Castaldo e Arini, l'Avellino ha disintegrato il Brescia e chiuso in bellezza il girone di andata. Mattatore del match è stato il solito Castaldo, che con il 12° sigillo ha festeggiato il suo record personale tra i cadetti. Il resto lo ha fatto una squadra umile, grintosa e disposta da Massimo Rastelli con uno speculare 4-3-1-2 che ha esaltato i singoli. Sul fronte ospite invece si sono avvertite le assenze e l'incertezza societaria che sul mercato di gennaio potrebbe generare una diaspora. Malgrado ciò le rondinelle sono rimaste in partita fino al 94°, quando Arini ha assestato il colpo di grazia. Chi non è riuscito a tornare al gol è stato Gianmario Comi, che ci ha provato spesso, ad iniziare dal 12°, quando su cross dalla sinistra di Visconti ha mirato di testa all'angolino ma ha trovato Arcari in formato Spider-Man. Immediata la replica di Corvia, che innescato da Zambelli si è ritrovato al cospetto di un attento Gomis, bravo a chiudergli lo specchio della porta. Queste le due azioni degne di nota di un primo tempo che per 25 minuti è scivolato sui binari della noia, complice l'esasperato tatticismo dei tecnici. A rompere l'incantesimo ci ha pensato Castaldo, che a 6 minuti dal primo gong ha arpionato un lancio alla Falcao di D'Angelo e si è fiondato verso la porta del Brescia. Tocco di punta, Arcari beffato sotto le gambe e Avellino in vantaggio. Nella ripresa il canovaccio è stato tutto di marca bianco-verde, con Comi che ha subito sollecitato Arcari con un colpo di testa. Castaldo invece si è divorato un gol su azione da manuale del calcio, trama tutto in velocità sull'asse Visconti, Angeli, Schiavon e palla dietro a Castaldo, che di piatto ha provato ad emulare Gianni Rivera. Arcari, già a terra e quasi involontariamente, si è ritrovato a respingere la sfera tra le gambe. Cone, poco dopo, con la complicità di De Cesare, ha costretto il portiere ospite a volare all'incrocio per deviare in corner un tiro dal limite. Sul susseguente tiro dalla bandierina, l'Avellino ha reclamato il penalty per un dubbio contatto tra Comi e Zambelli, censurato dalle immagini di Infront. Vibranti ma inutili le proteste degli Irpini, che due minuti più tardi si sono rifatti vivi con Chiosa, ma Arcari è rimasto con la saracinesca abbassata. Stretto alle corde, il Brescia era riuscito lo stesso al 21° a pareggiare con Corvia, ma anche in questo caso il circuito a pagamento della Lega ha oscurato l'azione. Il pericolo tuttavia ha ridestato Castaldo, che alla mezz'ora si è fatto 50 metri con la palla al piede e scodellato al centro per Comi. Il figlio d'arte ha appoggiato di prima Schiavon, che al volo ha sparato in curva. Da quel momento i lupi hanno abbassato il baricentro, ma ha sfiorato lo stesso il raddoppio con una fucilata dal limite del solito Cone, intercettata da Arcari. Castaldo invece ha continuato a vestire i panni del leader, nascondendo per 3 minuti la palla sulla bandierina. Madatta, come un toro ferito, ha perso la testa rifilandogli un calcione che gli è valso il rosso diretto. Tutto finito? Niente affatto, perché all'ultimo giro di lancette, complice un disimpegno errato di Arrighini, Antonio Caracciolo si è fatto 60 metri palla al piede e ha esploso un tiro che ha chiamato Gomis al miracolo. Sul rilancio del portiere, Arrighini invece ha calciato dal limite, Arcari ha respinto, ma stavolta Arini ha esploso il botto finale che ha annientato il Brescia e rilanciato i lupi a 2 passi dalla Serie A. Botto finale, Vincenzo Riccio, si è tanto parlato in questi ultimi 10-15 giorni del cambio di pelle del lupo, cambio modulo attuato da Massimo Rastelli. In realtà è un'usanza un po' comune a tutti gli allenatori, soprattutto verso la fine del girone di andata, ormai quasi tutti sanno come giochi, cerchi di trovare delle alternative, no? Pure no, con il vecchio Avellino ne parlavamo prima, sia di Calderisi che dei successori, furono fatti dei cambiamenti. Si fanno dei cambiamenti, perché oggi ormai si studiano, ma non oggi, già da un bel po' di tempo, si studiano le squadre da inizio settimana, si vedono filmati, io ho amici che allenano pure in categorie superiori e mi dicono, cioè, è un lavoro immenso, non si finisce mai, stanno lì a guardare, a riguardare tutto quello che è la squadra avversaria, tutte le, i pregi, i difetti di ogni squadra, quindi è normale che un allenatore arrivato a un certo punto cerca pure qualche alternativa, ma in questo caso direi che Rastelli ha cercato altre alternative anche per il semplice fatto che ha avuto tanti infortuni. Certo. L'Avellino purtroppo
14. Gli è venuto a mancare, molti giocatori sono venuti a mancare, in più mettici pure che secondo me l'Avellino ha bisogno di qualche rinforzo se vogliono aspirare a qualche cosa in più. Per curiosità, con questo tatticismo esasperato degli allenatori, ti è mai capitato a volte di andare in confusione o essere condizionato nelle giocate? Guarda, no? Se parliamo di Rastelli, io purtroppo non avevo a livelli di Rastelli, però penso che Massimo Rastelli, che conosco bene come persona abbastanza equilibrata, sa già dall'inizio settimana quello che deve fare per quanto riguarda la partita che verrà. Quindi non penso che è un qualcosa che si inventa dalla sera. L'hai telefonato prima di venire oppure lo ha detto ieri in conferenza stampa. Mi sento, perché lo sapete benissimo che è amico mio. Quindi. Lo sa perché gliel'abbiamo detto. Parlando di calciomercato, visto che siamo in attesa del collegamento con Enzo De Vito, la faccio prima a Daliasi la domanda. Che cosa serve a questo Avellino? O meglio, più che cosa serve, poi ne parliamo dopo, anche in base a quello che ci dice De Vito. Con Castaldo chi vedi bene? Galabino, si dice. Ma è antipatico fare i nomi, chi vedi bene. È chiaro che io ci vedo bene il migliore giocatore che ci sta attualmente. Però, diciamo, dobbiamo dire anche... Invece dei nomi si possono fare i cognomi. Andiamo meglio, dai. Se penso che lo Spezia c'ha il Bagua in panchina, che il Bagua secondo me può fare il titolare minimo in 6 squadre di Serie A, e la Spezia fa la panchina, addirittura in tribuna. Ardemani sta in tribuna, perché ad Avellino non si è visto quasi un ex calciatore. Ma bisogna vedere gli obiettivi dell'Avellino. Se l'Avellino punta decisamente al secondo posto, cioè andare in Serie A, è chiaro che la squadra va rinforzata notevolmente. E quindi serve un attaccante con la A maiuscola, molto a centrocampo, due se non barra tre elementi a centrocampo, l'ho detto prima, giocatori che sanno battere i calci di punizione, giocatori che hanno un bel tiro da fuori area, noi centrocampisti non hanno fatto neanche un gol, perché proprio Marini non ce l'hanno proprio ieri. Il tiro, sì, ma stava a 5 metri nell'area di rigore, ma da fuori area non ci pensare che i nostri giocatori riescono a fare un gol. Pure l'anno scorso Arini, D'Angelo, Schiavon erano andati tutti a segno. Sì, ma sempre con le solite gare che entravano in aria a 4 metri, 5 metri e buttavano la palla dentro, tranne Schiavon, che Schiavon ce l'ha il tiro. Gli altri, quindi esterno destro sono d'accordo, poi non so se Fabbro andrà via o meno, se andrà via servirà anche un difensore sicuramente. Glielo chiediamo? Lui non te lo dirà. Direttore De Vito, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori e agli ospiti. Da 1 a 10, quante bugie ci dirà stasera? No, ma perché dire bugie? Dire bugie, basta essere calmi, avere pazienza, essere ponderati, moderati. Poi le svelerò un arcano questa sera. Che oddio! Un vostro titolo ci ha accompagnato in settimana, quel titolo... Il Trapani strapazza l'Avellino, l'ho fatto lui e l'ho portato, infatti ieri, io faccio l'esordio in questa trasmissione dicendo che il Pigna di Bucci ha dato uno slancio in più per battere il Brescia, quel titolo. Strapazza l'Avellino. È passato il giorno della vigilia, il Natale, Santo Stefano, ci ha accompagnato. Non l'ho fatto io, però lo devo condividere, se ha prodotto questi effetti va bene. Enzo De Vito, allora con noi c'è Enzo Riccio, no? Ecco, lui sa come lavora, Riccio sta già col Napoli, all'epoca del Napoli. Però Enzo, possiamo dirlo chi è il maestro in questo, lo possiamo dire? Come non si può dire? Cioè che era Gigi Pavarese, diciamo. Perché che alla... mica è un reato. Gigi Pavarese, prima della finale con Napoli, che fece Enzo Riccio? Che mise nello spogliatoio? Sì, l'articolo... L'articolo di... Sì, di Sosa che diceva mi sono sognato che vinciamo 2-0. Quindi abbiamo capito perché è arrivato Rastelli così documentato in sala stampa, esatto. Sugli articoli, la continua. Allora, no, questa no. Vabbè, Enzo Riccio, allora facciamo così, io comincio a fare qualche nome e poi tocca in Gino. Allora, i miei nomi sull'attacco sono, lei ha detto Galabino, Calleri, oggi il procuratore ha detto c'è un contatto, ma Galabino è in scadenza... quindi almeno 2 anni di contratto. Djuric, questo qua insomma lei non ce l'ha smentito. Pellissier io non sono convinta e dico anche Petagna, perché del Milan a Latina non trova posto. Quanti ne ho azzeccati, se mai ne ho azzeccato mezzo? Allora io bisogna fare una premessa, che è quella che innanzitutto prendere per prendere non ne vale la pena. Sicuramente l'esperienza dello scorso anno ci ha insegnato mi ha insegnato a capire che la B è un campionato lungo, che quindi c'è bisogno sempre di avere maggior numero di giocatori a disposizione, dare maggior numero di giocatori a disposizione all'allenatore.
naturale che io col direttore generale, col presidente e col mister abbiamo avuto più di una volta incontri dove già da qualche mese sappiamo dove dover intervenire, ma ripeto, intervenire per intervenire non serve. Abbiamo sicuramente idee chiare su due o tre giocatori da mettere all'interno di questa rosa per aumentare la qualità e la quantità. Quindi questi nomi degli attaccanti sono nomi che profili, ora si definisce così chiamare, profili che stiamo valutando, attenzionando, ma non dimentichiamoci che per fortuna l'attacco è uno dei pochi reparti che ha risposto alla grande, in quanto abbiamo il capocannoniere della B, abbiamo condotto un rigore sbagliato, quindi sicuramente a centrocampo è un reparto che purtroppo per gli infortuni non ci ha dato quelle risposte che noi attendevamo già dall'inizio del campionato. E quindi è normale che lì qualcun paio di innesti dovremo fare. Quindi più che in attacco dove tutti ci stanno... Vabbè, però l'attaccante lo prende, no? Un attaccante arriva, questo per sì, sì, ma un attaccante, io già leggo perché a volte è meglio non parlare, un grande attaccante, come lavoriamo noi, il grande attaccante Calabino, l'anno scorso era chiamato Calbanino, ora lo vuole mezzo Serie A, quindi i nomi che quest'anno Chiosa, Gomis, Visconti, forse non si... Quindi voglio dire, voi sapete come lavoriamo, quindi il grande attaccante potrà essere pure che viene dalla Lega Pro, che non è detto che deve essere il grande nome. Sicuramente prenderemo una punta che possa contribuire insieme agli altri attaccanti a portarci più lontano possibile. Però Calabino, vabbè, non è un reato, cioè non è una novità. No, ma è un giocatore che ha un tentativo. È un giocatore, una prima punta che può giocare sia con Comi, sia con Cassaldo, sia con cioè un giocatore che si sposa bene con quelli che già abbiamo. Ma non è che esiste solo Calabino, esistono anche altri profili che siamo, così come l'urgenza, questo non è colpa vostra, ma lo so che ognuno ci tiene a fare lo scoop, no? Il campionato riprende tra 24 giorni, se la Madonna ci accompagna avremo finalmente tutti i giocatori, cioè il vero mercato sarà aver recuperato Zito, Schiavone, D'Angelo, Regoli, Pittante, finalmente Visconti, cioè Visconti l'abbiamo tenuto 10 partite su 22 per il problema alla spalla, quindi sì. Siamo già fieri, contenti che riusciremo a recuperare finalmente quel centrocampo che, come voi ben sapete, lo scorso anno ha fatto la differenza. Questo, ma prima della lista della spesa, avete chiarito per bene con il mister il modulo da adottare? Oppure... Questa è un'altra cosa che forse Ricci e gli ospiti possono essere più utili di me, ma il modulo lo fanno i calciatori, non ci fossilizziamo col rombo, il quadrilatero, l'esagono a centrocampo, 3-5-2. Enzo, se Rastelli mi parla come ieri di 5-3-2 addirittura, sì, 5, è normale che siamo sugli esterni. Sì, ma... bravissimo, quindi gli esterni però ecco, e torniamo al discorso antecedente, recuperiamo quelli che abbiamo, recuperiamo Regoli, recuperiamo Bittante, recuperiamo Zitto e recuperiamo Visconti, sono quindi Sesto esterni. Non ti serve per no, dirne vabbè, uno vabbè direttore, no? Però i tifosi qua vogliono, cioè ci hanno inondato di messaggi che vogliono qualche nome da lei, poiché ieri, allora, il problema è un altro, ieri ha detto, no, parole sue, che Signorelli potrebbe essere un giocatore, sì, che piace alla ma regione. Io devo fare una premessa, io non faccio il sindaco di Avellino, né il presidente della regione Campania, né il sindaco di Salerno che deve fare promesse. Qui, no, non devo avere consensi, cioè né che il tifoso è contento, cioè, che il tifoso è con te, anche perché ogni qua porto consensi va male qualche giocatore, senza far nulla. Vabbè, meno però diciamo, allora diciamo però che Sesto, Signorelli o Bentivoglio sono giocatori che potrebbero... Bentivoglio, Sesto sono... non ho mai avuto contatti né con Bentivoglio né con Sesto. Signorelli è un calciatore che può fare sia la mezzala che può fare sia l'esterno. Poco conosciuto, affari spenti, non va sui siti, però gioca con l'Empoli, ha un maestro come Sarri. Vabbè, allora è Signorelli. Signorelli, okay, ma non è Signorelli, è un altro nome, Duncan, conosco tutti Duncan, per dire, no, Signorelli chi è? Non sanno mai, perché giustamente non è pubblicizzato. Quindi per dire, Signorelli è un giocatore che potrebbe fare... E anche Aguirre 94, proprietà udinese, prestito Empoli, potrebbe essere anche lui. È un attaccante questo qui che non... Tanto non fa, è un 94, voglio dire, non entra. Ma vediamo, però, cioè, può darsi che, cioè, ripeto, al momento sappiamo che dobbiamo intervenire, i tifosi devono stare tranquilli, perché, ma non tanto io do la tranquillità ai tifosi, è la proprietà che cercherà di fare il possibile per provare a potenziare la squadra. Poi molto spesso, non sempre, andando alle premesse o le promesse, diventano realtà. Noi sicuramente cercheremo di fare il possibile per far sognare i tifosi, però
come lei ben sa, come tutti sanno, i sogni aiutano a vivere, ma spesso aiutano a cadere. Quindi per arrivare questo da Pomigliano a Napoli... non cambia mai, De Vito, passano gli anni, ma lei non cambia mai. Giusto, prego, per non cadere, chiaramente il mercato in entrata è condizionato anche da quello in uscita. Non so se definirlo un caso Fabbro, in realtà è un fatto fisiologico, un calciatore in scadenza, se arriva al 30 dicembre si valuta, no? Penso che... Ma noi diciamo abbiamo avuto molte richieste per è probabile che Simone Petracciolo andrà a giocare sì. alla Vessa sì. Filcor pure penso che andrà insomma va a chiedere a delle richieste forse addirittura all'estero e quindi andrà via. Poi per quanto riguarda Fabbro sta a scadenza, noi non è che possiamo sostituirci al suo procuratore, alle sue se vuole andare a giocare è libero di andare a giocare, oggi non è che noi non facciamo i sono cose sue, insomma, ma oggi non c'è nessun caso Fabbro. Lui, il mister, quando lo ritiene di convocare, lo convoca, quando non ritiene di convocare, non lo convoca. Lo dissi e voi eravate in sala stampa il 10 giugno. Chi vuole stare con noi sta con noi, chi non vuole stare, però oggettivamente non penso che sia un caso. È normale che un giocatore che sta a scadenza, quindi può darsi pure che avrà altre offerte e valuterà. Poi, ripeto, però è l'ultimo dei problemi, penso Fabbro, per me, per voi e per... Pozzo e Bonne e Arrighini? Pozzo e Bonne ha avuto molte richieste. Valuteremo dal 2 al 2-3 gennaio se sicuramente molto richiesto in Lega Pro, lo stesso Arrighini. Pozzebon potrebbe, ma al momento non c'è nulla, potremmo anticipare, ne parlavo col direttore e col presidente stamattina, anticipare un processo di formazione e quindi a posto di attendere giugno, già eventualmente se a qualche rivista che sono squadre importanti in Lega Pro, mandarli a fare tra virgolette le ossa a Temiro. Ma ripeto, è l'ultimo dei problemi, al momento non si muove nessuno del reparto d'attacco. Enzo, quindi esclude la possibilità, che l'ha detto già Rastelli una settimana fa, Righini non si muove, rimane qui. Allora, premesso che nel calcio quello che si dice la sera si cambia il giorno dopo, premesso. Soprattutto però al momento parlo non c'è nessun tipo di trattativa tra Righini. Per Pozzebon c'è stata qualche richiesta, ma... Ok. Al momento, anche perché passeranno molti giorni prima dell'inizio della seconda fase del campionato, quindi al momento sappiamo ecco, oggettivamente che qualche esterno, qualche centrocampista cercheremo di prenderlo, però davvero lo dico con serietà, andare a prendere giusto per prendere non serve, perché abbiamo una rosa già buona, però se vogliamo tra virgolette puntare, cercare di puntare a qualcosa di importante, non tanto numericamente, ma qualitativamente dobbiamo mettere qualche tassello perché poi si va in difficoltà. Allora, Enzo De Vito, felice Daliasi per lei. Ciao Enzo, voglio fare questa domanda. Secondo te che mercato ci sarà all'apertura del... Perché chiaramente se noi ci rinforzeremo le altre non è che staranno a guardare. A me mi hanno dato delle notizie che Bologna e Spezia sono destinate a fare una campagna acquisti molto, ma molto importante. Ti risulta questa cosa? Io non lo so, perché è tutto da vedere. Insomma, ad oggi so che squadre che dovevano ammazzare il campionato, come Catania, come Bari, come Latina, stanno in grosse difficoltà. Quindi il calcio purtroppo è materia non scientifica, non esatta e soprattutto non... assolutamente difficilmente da studiare. È normale che tu puoi fare tutta la campagna acquisti che vuoi, ma ci sono i numeri che parlano chiaro, e i numeri dicono che sicuramente lo Spezia e Bologna stanno lì su e cercheranno insomma di fare il possibile, però penso che il CARP insegna proprio una delle realtà più belle da tenere presente, che non sempre spendendo e espandendosi riescono a raggiungere i risultati, ma non tra virgolette anche noi Lanciano che abbiamo fatto non per temeriti aziendali o per mancanza di soldi, di euro, ma perché abbiamo il nostro modus operandi, siamo società che lavorano con i giovani, alla ritenzione dei giovani, che comunque siamo lassù e soprattutto questo va a nostro favore, dire che è difficile ripetersi in Serie B e noi è il secondo anno che stiamo riuscendo comunque a mantenere la nostra identità, che è quella insomma di essere una squadra, una società equilibrata che va avanti con la sua metodologia e con il suo modus operandi che ormai contraddistingue già in Lega Pro, era insomma faceva parte del nostro DNA. E allora Enzo, giusto per chiudere, tornare al tuo modus operandi, c'è Pasquale Gallo. No, ma io più che un intervento, innanzitutto saluto affettuosamente Enzo che non vedo da un po' di tempo. Ciao Pasquale, buonasera. Ciao e buon anno in tutti i sensi.
Ma complimenti soprattutto perché siccome ti ho visto nascere come dirigente e posso testimoniare che tu sei fra quelli che hanno fatto la gavetta veramente. Grazie. E ti ritrovo piacevolmente abbastanza maturo, perché adesso sarebbe difficile, non saprei neanche da dove cominciare perché avete toccato tutti i punti e dovrei ripartire da capo, però ho apprezzato alcuni passaggi fondamentali. Il primo, soprattutto quando hai detto che non sei un politico e quindi non devi ascoltare gli altri e non devi prendere i voti, e soprattutto ho apprezzato che non vuoi fare il sindaco di Salerno perché io sono in contrasto col sindaco di Salerno, quindi l'ha detto apposta e quindi ho risposto di concerto. Quindi giustamente tu guardi alla sostanza e poi a fine anno si tirano le somme per dire se uno ha operato bene o ha operato male. Mi è piaciuto, ti dico, poi alla fine ti dico anche come la penso io, però mi è piaciuto quando tu hai detto comprare per comprare, lo dicono tutti, però poi alla fine si non fanno vale. Soggiogare Ciao. Dalla stampa e dall'opinione pubblica e prendono per comprare. Questo non è l'esempio del secondo campo. Lei, se prende Mattiello dalla Juve fa bene? Chi? Mattiello della Juve. Ma non è una questione, se prende. Allora, il calcio innanzitutto, Enzo, è proprio buffo, perché prima tu l'hai detto, io qui una sera sono venuto un anno fa di questi tempi, io stravedevo per Galabino. E giustamente tu hai detto che lo chiamavano Galbanino. Adesso pare che senza Galabino non si possa fare il girone di ritorno, ma il calcio è buffo. E allora una persona seria non va presso a queste chiacchiere, va per la sua strada. Stai facendo tu? Lui ci va. Ti faccio i complimenti e ti auguro le migliori fortune. Vabbè, Enzo, per chiudere ti faccio, le ho dato del tu, mi sono distratto. No, vabbè, ma lasciamo. Anche Enzo Vinci. Scopriamo le carte. Enzo Riccio, gli vedi qualcosa? Salutarlo perché affettuosamente, perché siamo stati insieme tanti anni. Stati insieme? No, insieme, non in quel senso lì. Allora, no, Enzo, sono contento per tutto quello che stai facendo. Io gli do del tu perché comunque mi sento di dare. Mica è un problema, direttore. No, Enzo, guarda, io e poi chiudiamo la serata. Io devo tantissimo. Pasquale Gallo mi ha visto in grosse difficoltà perché i primi anni ho lavorato in società dove ho cominciato insomma lottando per non retrocedere dalla C2 alla Serie D, quando la C2 era qualcosa di drammatico. Vabbè, la società è l'avesso. No, sì, vabbè, ma voglio dire, mi sa insomma le difficoltà che la Lura si retrocedeva, non è che. E quindi io devo molto all'esperienza che ho fatto come team manager, poi come dirigente, poi come responsabile del settore giovanile, perché comunque ho tanti difetti, però il pregio che avevo era quello dell'umiltà, ascoltare tutto, e poi c'era da Pavarita e altri. Hai avuto una tenacia enorme in quegli anni. Ed è stato premiato. Enzo De Vito, allora, visto che dice che lei non ha tanti difetti, un difetto ce l'ha, stasera doveva essere qui, la perdoniamo perché sappiamo che tornerà. Ci sono seri problemi familiari, le facciamo un abbraccio a lei e sua moglie, però ci ha fatto una promessa. Qual è la promessa? Che sarò compatibilmente con l'ufficio stampa dell'Avelino che governa. Vabbè, Beniamino Pescatore non può dirci no. No, che governa le mie. Il prossimo lunedì facciamo una bella intervista io, lei e Gino. Lo abbiamo detto anche in diretta, così la prossima lunedì ci darà qualche notizia. Buon anno, un anno soprattutto di salute a tutti, perché è la cosa più importante. Sempre. Un abbraccio a lei, alla sua famiglia, grazie. A sua figlia. Grazie direttore. Grazie. Buon anno a lei. Invece buona pubblicità, noi ci rivediamo tra pochissimo. Tra poco.